E buongiorno a tutti, bentornati su Crypto Farm Italia. Oggi andiamo a vedere un DEX che secondo me sta facendo molto bene e ha ottime potenzialità. Come sempre, se vi piacciono i miei contenuti, iscrivetevi al canale, c'ho anche il gruppo Telegram, dopo vi parlerò anche velocemente di Discord. HMX è un perpetual DEX, ha ottime potenzialità in quanto ha proprio di introduzione una interfaccia grafica e una semplicità di utilizzo simile a un CEX, ma vi permette di operare ovviamente senza KYC e nell'ambito della propria sicurezza delle criptovalute, del detenere i propri asset in custodia e quindi non affidarli a una terza parte. La parte interessante è che voi avete, come un po' se vi ricordate, ma non voglio farvi paura, FTX, no? Avete la possibilità di creare un account principale e tanti sub-account. Voi potete depositare con il vostro collaterale sotto forma di USDC, USDT, DAI, ETH, BTC, ARB e GLP, che è il token di liquidità di GMX. Inoltre, siccome non avrà bisogno di richiedervi l'eseguito ad ogni transazione, ma voi porterete direttamente all'interno del gas, cioè sotto forma di ETH, come vedete in questo caso da me, che vi dirà già quanti trade circa riuscirete a fare con queste gas fee che avete portato dentro, perché il tutto sarà molto più veloce che dando l'eseguito, perché voi date quando andate a eseguire sulla piattaforma, date già i permessi di eseguirvi senza richiedere un'autenticazione da parte di MetaMask, da parte di un ledger. No, verrà automaticamente eseguito. Questo per me è una cosa particolarmente comoda nell'operatività quotidiana, soprattutto se uno svolge un buon quantitativo di operazioni. Il margine è collettivo a tutte le posizioni, quindi sarete il margine sarà cross e non sarà isolato, quindi quando voi aprirete la vostra sezione di trade avrete un determinato livello di leva che sarà dato appunto da tutte le posizioni che avete aperte. Gli asset ce ne sono tantissimi e avete la possibilità di utilizzare delle cripto, le stock, quindi le principali, cioè proprio veramente poche. A me non piace mai troppo queste cose qui perché ovviamente ce ne sono poche, ma spero che ne mettano sempre di più. La possibilità di utilizzare degli indici, il Forex, per ora ce ne sono solamente 4, ma vi ricordo che è ancora in beta, e le commodity, in questo caso argento e oro. Quindi abbiamo 4 asset class, più anzi 5 perché vi sono al loro interno anche gli indici. Quello che potete vedere subito è nel recap una cosa molto interessante, secondo me, è i volumi che si sono sviluppati all'interno di questi asset, quindi in questo caso vedete che Arbitrum o GBP sono quelli che hanno il volume più elevato nelle ultime 24 ore. E un'altra cosa comodissima per chi fa arbitraggio, di solito per quanto riguarda il funding rate, potete mettere, scusate, potete mettere in ordine crescente o decrescente il funding rate sulle varie posizioni, e questo è molto molto utile, tenendo conto sempre però del livello di open interest. Come vedremo dopo, non adesso non entro subito nei dettagli, questo funding rate di questo DEX è un po' diverso dal normale perché si basa su un concetto di velocità, ma lo vediamo successivamente. Quando voi quindi potete fare trading, anzi ve lo faccio subito vedere perché siamo già arrivati qua. Le fee, secondo me, sono assolutamente ed estremamente competitive. 0,07 per le crypto, 0,05 per le stock, 0,01 per il Forex, commodity 0,05. GMX offre un 1%. Avrete poi degli sconti sulle fee una volta se metterete anche in staking il token della piattaforma. Dopo vi faccio vedere quali sono i token e le utilità che hanno all'interno della piattaforma stessa. Adesso vi volevo continuare a far vedere l'interfaccia grafica e tutto quello che bene o male c'è da sapere, anche per chi non è molto avvezzo, cioè se non è molto avvezzo magari non capiterà su questo video, su questa piattaforma, però diciamo tutto quello che c'è da sapere. Avete la possibilità quindi da una parte di fare trading ovviamente in leva, potete scegliere voi la leva in relazione al margine ovviamente che andate a depositare all'interno, cioè meno margine più comunque vi dicono esattamente quant'è il massimo che potete andare ad utilizzare quando andate ad aprire le vostre posizioni, quindi non è mai un problema. In questo caso Buying Power è da me 135.860.
io ho depositato dentro, se ci guardate in questo caso, nel mio portafoglio dovrebbero esserci 1.455. Questo è il massimo buying power che posso sviluppare, 1.358.477. Ovviamente utilizzando dei margini spaventosi con delle leve spaventose, ma non ha assolutamente senso. Ora, da una parte fate trading, dall'altra potete andare a fornire ovviamente la liquidità. Per fornire la liquidità utilizzo HLP, che normalmente è un indice che dovrebbe essere il 95% di GLP, quindi l'indice di liquidità di GMX, e un 5% per quanto riguarda invece USDC. Ad oggi paga un 22% circa di rendimento, pagato sotto forma di USDC. Avete le ultime ore, se volete, per andare a depositare dentro quello che, le ultime 21 ore per andare a depositare dentro quello che loro chiamano HLP Surge. È una fase che funziona a livelli, dove ogni livello ha un determinato moltiplicatore, ovviamente i primi sono già stati fillati. Chi andrà a depositare la propria liquidità sotto forma di USDC o sotto forma di GLP, i due modi in cui potete portare dentro la liquidità, avrete poi diritto anche a ricevere una quota di escrow HMX, che è il token vested della piattaforma, che dopo andiamo a vedere ovviamente quanto costa. Anche per depositare la liquidità pagherete delle fee, e infatti su GLP non sono sempre uguali, ma me l'avevo segnato qui da qualche parte, eccolo qua, HLP parametri. Le fee di base per andare a depositare o ritirare sono dello 0.30%, poi dipende dalla situazione, potrebbe anche cambiare, potrebbe esserci di più o di meno anche in relazione all'utilization. Più aumenta l'utilization, più potrebbe esserci per quell'asset una determinata fee da pagare se la vogliamo andare a portare dentro. Se volete proviamo a fare una simulazione, spero che lo faccia. Se io volessi depositare in questo momento, vediamo se voglio andare a mettere dentro per esempio GLP, quanto mi fa pagare di fee? Me lo dice? Non me lo dice mica immediatamente. E se provassi con USDC? USDC mi fa pagare, ecco perché GLP non ce l'ho, ma USDC me lo vede in questo momento, lo 0.42%, quindi di più dello 0,3%, non è pochissimo come fee ad andare a pagare. Vi dice anche direttamente il quantitativo di fee che dovete andare a spendere per poter fornire la liquidità. Ora, questo è quanto, le reward le troverete sotto forma di staking, sotto la tab di staking, e potete fare un claim tranquillamente. Queste non sono veste, niente, sono pure semplice USDC. Successivamente invece avrete anche altri token da andare ad utilizzare. Ora, quali sono e come funzionerà questo DEX, che secondo me ha ottime potenzialità e l'aumento dei volumi lo stanno sicuramente dimostrando? I token principali del protocollo sono HLP, che è il token che ovviamente voi andate a fornire la liquidità, riceverete il 65% delle fee sotto forma di USDC. Successivamente riceverete anche gli escrow HMX, che dopo andiamo a valutarli, il profit and loss dei trader, cioè i trader che vincono tirano via dal basket index della liquidità, i trader che perdono gli lasciano dentro quello che hanno perso all'interno del basket, all'interno del vostro HLP. E inoltre riceverete anche dell'ETH reinvestito, che è quello che deriva da il GLP che viene utilizzato e i GMX che vengono prodotti e poi utilizzati dalla liquidità nella piattaforma di GMX. Il token principale, l'altro token, sarà HMX, che c'è già stato il TGE, ha già fatto un buon per due. Secondo me è un livello di prezzo, non voglio sparare cifre a caso, ma intorno ai 15-20 dollari potrebbe anche arrivarci, ma dipende molto da come andrà il DEX e da quanti concorrenti ci saranno. Per ora mi piace molto. HMX prende, se messo ovviamente in stake, il 25% delle fee, che saranno divise però questo 25% anche tra DP ed escrow HMX messi insieme, quindi messi in stake. Ci sono tre prodotti, HMX, DP che sta per Dragon Point e escrow HMX, che prenderanno il 25% insieme. Prenderà chi ha il token HMX messo in stake anche come delle reward sotto forma di escrow HMX, prenderà dei Dragon Point e avrà degli sconti sulle trading fee. Quanto non so dirvi perché deve ancora venire fuori l'articolo di cui ne parlano. Gli escrow HMX, che sono, per darvi un'idea, anche quelli
che vedete nel Surge, cioè chi ha bloccato la liquidità adesso, no? Per guadagnare questi escrow HMX, andiamo a vedere che cosa servono. Servono fondamentalmente per ricevere il 25% delle fee divise fra i Dragon Point e gli HMX. Se messi in stake, riceveranno anche loro degli incentivi ulteriori in escrow HMX, i Dragon Point, e inoltre, se volete convertirli per venderli, dovete aspettare un anno, ma ha il vesting lineare, quindi vuol dire che giorno dopo giorno ne potrete vendere una determinata parte. Qualora le andrete a interrompere il vest perché volete vendere quella parte che è già maturata, si dovrà ricominciare tutto da capo. I Dragon Point, che cosa sono i Dragon Point? È una forma per supportare chi è un holder, chi è un utilizzatore del DEX da più lungo periodo. Mettete, si ottengono andando a mettere in stake HMX o escrow HMX e vi partecipate con i Dragon Point a ricevere un 25% delle fee sotto forma di USDC, quindi li ottenete tramite lo stake di HMX o di escrow HMX. E alla fine c'è quello per invogliare a tradare sulla piattaforma che si chiama TLC, Trader Loyalty Credit. Riceverete un TLC per ogni dollaro che andate a tradare e questi TLC, la vostra parte rispetto a tutti gli altri che hanno maturato TLC, alla fine di ogni settimana riceverete una parte di incentivi di escrow HMX in relazione al volume di trading che avete sviluppato. L'ultima cosa, una delle ultime cose che vi voglio dire su questo DEX che mi piace è perché, potete poi farci delle prove anche voi, come cambia il borrowing rate rispetto all'utilizzazione degli asset. Può arrivare al massimo, se non vado a sbagliarmi, come vedete qua, quello che voi pagate in linea oraria, lo 0,008%, ma solamente quando l'utilization rate, cioè quando tutti attingono la liquidità di quella determinata. Di quel determinato asset. Questo è quanto. Quindi voi quando andrete ad aprire le vostre posizioni, vi dirà, e avete la vostra posizione aperta come me in questo momento, vi dirà quanto sono le borrowing fee che state pagando per ora, vi dirà quanto sono le posizioni, quanto costerà andare a chiudere la posizione, quanto state guadagnando di funding rate, quanto sta guadagnando la posizione in generale. E avrete un recap qui in alto. Poi questa è la visione più piccola, cioè mi sembra che non abbia attivato l'expert mode. No, sì, l'ho attivata. Se uno non vuole attivare tutte queste notizie che trovate di fianco, potete avere una visione molto più basic, più semplice, dove vi fa vedere semplicemente alcuni parametri. Inserirete una password vostra numerica, un PIN per poter aprire le posizioni e basta. Questo è quanto è in questo momento. Secondo me è un prodotto molto molto interessante. Ci sarà il lancio definitivo fra un giorno e 20 ore e verrà chiusa quindi la public beta, dove avete ancora la possibilità, se volete fare delle quest, se volete fornire la liquidità, se volete tradare, di poter ricevere un airdrop sotto forma di escrow HMX. Secondo me perché è valido perché ha delle fee più basse, non è detto che questo sia sempre un vantaggio e una vittoria. Quello che lo trovo molto valido è decentralizzato, se si può dire, cioè diciamo che non richiede un KYC, ma come Apollo X la fruibilità di un CEX. Non stiamo parlando negli stessi millisecondi di eseguito, ovviamente qualche volta ci mette 1 o 2 secondi per eseguire la transazione, però diciamo che rispetto a quello che sono abituato a vedere su GMX o ad altri, va particolarmente bene. Quindi spero che vi sia piaciuto il video, che l'abbiate trovato interessante. Io vi ringrazio e vi auguro una buona giornata.